Ritorno dal touch per la rassegna stampa d'inizio settimana, che apriamo con la prima di Repubblica. Renzi, appello all'unità, Veltroni in campo, folle dividersi. Adesso, oggi, direzione del PD, MDP insieme come nelle regioni, il ministro Minniti avverte chiarire la linea sui migranti. Le mappe, ritorna Berlusconi, l'alleato necessario. Nespoli, il racconto e le immagini dallo spazio, fotografo uragani e smog per dirvi che la Terra è fragile, l'astronauta Nespoli sulla stazione spaziale internazionale. E poi di spalla lo scenario, perché deve spaventarci la Polonia nera. All'interno, da pagina 2, il centro-sinistra, l'appello di Walter Veltroni all'unità, divisioni autostrada per la destra, l'ex segretario invita Renzi a chiudere lo Ius Soli e il biotestamento, ma contro di lui troppa Crimonia. E poi Pisapia, no ad un'altra Sicilia. Il caso, la domenica agitata di Pierluigi Bersani, che cade dalle nubi. In più, contro la precarietà, ancora Veltroni, il Nazareno dovrebbe anche impegnarsi a varare misure sul lavoro e contro la precarietà. No a veti su Matteo, D'Alema e Bersani non possono dire sì alle alleanze e poi escludere Renzi. Proseguendo ancora con Repubblica, da pagina 3, sinistra all'ultima chiamata, Minniti al PD, voglio capire se è cambiata la mia linea in direzione del leader, aprirà gli scissionisti, previsto incontro con la Bonino, ma il titolare del Viminale apre un caso sui migranti, oggi pomeriggio il segretario ha promesso che non metterà veti né farà provocazioni, il ministro dell'interno non parteciperà alla festa di Repubblica Palermo. Poi dal basso, rinviato, anzi no, che psicodramma il congresso di Napoli, accuse di brogli per eleggere il nuovo segretario provinciale del PD, il Nazareno nella notte di sabato blocca le operazioni di voto, ma domenica ecco il dietrofront, solo oggi i risultati. Ancora con Repubblica, il dialogo a sinistra, i due fronti, Pippo Civati, leader di Possibile, difficile allearsi con chi vuole un altro Job Act. Non mi pare che il segretario del PD sia diventato all'improvviso come Corbyn, le distanze restano tutte. Gennaro Migliore, sottosegretario del PD, basta rancori, facciamo un patto su pochi punti. Il precedente del 2013, io che venivo da SEL e da attore che era nel PD, scrivemmo insieme il programma di Bersani. Da Boldrini, non si può stare con questo PD, alla convention del movimento di Pisapia la presidente della Camera parla da leader della sinistra, standing ovation dopo 34 minuti di discorso, basta bonus a pioggia e al nuovo schiavismo dei lavoratori, presente anche la minoranza Dem, Cuperlo, facciamo nostri questi contenuti, oggi li proporremo alla direzione del partito. Il ritratto, anche Laura in campo, quello strano derby tra i due presidenti, Pietro Grasso le ha telefonato, sei stata brava, il suo commento, ma è iniziata la partita per mettersi a capo di un pezzo di sinistra. E nella foto ovviamente Grasso e Boldrini, io mi sento un ragazzo di sinistra e chiedo alla sinistra di non fare passi indietro sui valori, da Laura Boldrini, chi è progressista non può non essere anche femminista. Il nuovo Berlusconi però, con il Cavaliere al 14%, ma più forte che mai, il suo segreto è diventato la mediazione. Ieri era la continua ricerca di un nemico, oggi il ruolo di pontiere tra destra e sinistra. Modello Sicilia, con la nuova legge elettorale il modello siciliano può essere esportato in tutta Italia favorendo il centrodestra. Fiducia negli ultimi anni, la fiducia verso l'ex premier è cresciuta non solo al centro ma anche tra gli elettori di sinistra. 2044, il sorpasso degli anziani, tra 27 anni un terzo degli italiani avrà più di 65 anni, la spesa previdenziale salirà al 18% del PIL, nel 2065 il numero dei decessi doppierà quello delle nascite. Pensioni, si avvicina allo sciopero della CGIL, intanto oggi vertice decisivo, Gentiloni sindacati, ma sul blocco dell'aumento dell'età i margini di trattativa sono stretti. Lo sport, la tematica della nazionale, a poche ore da un match importantissimo, finale di stagione, a 3 giorni dalla sconfitta di Stoccolma,
Stasera a Milano l'Italia si gioca con la Svezia il posto ai mondiali del 2018. Tra le polemiche per le scelte tecniche di Ventura e l'incubo di un'eliminazione 60 anni dopo, l'unica vera eliminazione dalle qualificazioni, poi dai motori, lo stile di Marquez campione, l'orgoglio di Vettel in Formula 1, il personaggio fenomeno Bebevio, nuova icona del nostro sport. Inventarsi qualcosa, il dovere di Ventura non finisce qui. Stasera la nazionale prova a rimontare lo 0-1 dell'andata, insigne verso l'esclusione, un possibile confermato 3-5-2 con Immobile e la novità a sorpresa Gabbiadini. Il tifo a due facce di casa Ballardini, il tecnico del Genoa è sposato con una svedese, passiamo noi, tireremo fuori il meglio. E poi ancora dall'altra pagina, la via di Zoff per il Mondiale, vietato essere presuntuosi, l'ex portiere CT, lo siamo spesso e poi torniamo a casa scornati. I troppi stranieri, un tema, ma non perché sono troppi, il problema è che in nazionale non ci sono più i blocchi e poi partite del genere fanno parte della vita. Se uno si spaventa di fronte ad un playoff, cosa fa se gioca una finale di un Mondiale? Andiamo anche sulle prime. Per quanto riguarda la tematica regionale con Napoli, il Napoli che blinda Allan, contratto fino al 2022, e in più dal Partito Democratico regionale si vota nel caos, 10.000 nei circoli, ma slitta lo spoglio, congresso provinciale, lo strappo arriva al Nazareno, Martina chiede il rinvio, poi il controordine di Rossi, gli sfidanti cercano l'intesa, oggi arriverà la decisione. La città, notte di violenza sul lungomare. Due minori accoltellati, un 15enne aggredito dal branco in villa comunale, 17enne ferito dopo una lite in via Partenope, un allarme anche con il costone che cede sul Vesuvio dopo i roghi, il traffico, cadono calcinacci, chiusa galleria razziale, oggi anche rischio caos. Il PD per la politica, il caos. Voto investe il Nazareno, Martina chiede il rinvio delle elezioni del segretario. Poi il controordine del responsabile nazionale Rossi, aperti 100 circoli su 126, in 10.000 alle urne, slitta lo spoglio, dopo gli scontri si cerca l'intesa, oggi la decisione. MDP articolo 1 sabato a Caserta, assemblea provinciale, e poi il caso, avvocati, ordine spaccato, il neopresidente basta, divisioni, domani la prima riunione dopo le elezioni, ma continuano le polemiche. La pagina 5, dopo gli spari contro il Gambiano, trasferiti dal centro 150 immigrati, Gricignano, tensione per la decisione del prefetto, risolto il contratto con il consorzio La Vela, interrogatorio dell'imprenditore, che arriverà oggi, il ferito ancora in prognosi riservata, i dettagli dal servizio. Sono cominciate le operazioni di sgombero del centro temporaneo di accoglienza per migranti di Gricignano di Aversa. Lo ha ordinato la prefettura di Caserta, che ha avviato anche la risoluzione del contratto con il consorzio di cooperative La Vela, che gestisce il centro, dove ieri un 19enne richiedente asilo del Gambia è stato ferito con due colpi di pistola alla bocca dal socio di una delle tre COP. Davanti al centro di via Leonardo da Vinci si sono registrati momenti di tensione. Intanto le condizioni del giovane restano molto gravi. Il colpo ha perforato le corde vocali e attraversato il collo. Il ragazzo è in prognosi riservata all'ospedale Cardarelli, mentre Carmine Della Gatta, 43 anni, è ora ai domiciliari con l'accusa di tentato omicidio. Il proprietario e socio del centro La Vela ha raccontato di essere stato aggredito da alcuni migranti mentre tentava di riportare l'ordine. Il giovane del Gambia, che poche ore prima aveva tentato di dare fuoco alla stanza, avrebbe colpito l'imprenditore con una pietra e dei pugni. Da qui la reazione per paura, questa la tesi difensiva dell'imprenditore. La pistola con cui Della Gatta ha sparato era detenuta legalmente e quando i carabinieri sono arrivati in casa per la perquisizione di rito hanno trovato anche altre due pistole e quattro fucili. La sua versione sarà dettagliata nel corso dell'interrogatorio di garanzia che Della Gatta dovrà tenere davanti al GIP nell'udienza di convalida del fermo. Di certo il giovane gambiano era esasperato per la revoca delle misure di accoglienza. Il provvedimento gli era stato notificato nella mattinata di venerdì ed era preoccupato per il suo destino. Come gli altri ospiti del centro, si era lamentato per la mancanza di wifi, per il cibo non buono e per l'acqua calda carente. Dopo la sparatoria, i rifugiati hanno alzato le barricate rovesciando i cassonetti dei rifiuti per protesta.
Il prefetto ha agito subito evacuando la struttura, che dà accoglienza a circa 150 richiedenti asilo delle più varie etnie e religioni. Intanto la cooperativa sociale La Vela ha annunciato che si sta procedendo all'estromissione di Della Gatta, che ora si trova agli arresti domiciliari. E per il calcio, Napoli che blinda Allan azzurro fino al 2022 senza clausole. Il brasiliano può entrare nel club degli intoccabili come Insigne e Hamsik, contratto da ritoccare. Da Madrid invece la voce di Versalico, sto bene all'Atletico. Darmian, ipotesi prestito dal Manchester United. In Serie B la Salernitana non muore mai, 3-3. Ottenuto in 10, Cesena sotto di due reti con un uomo in meno, settima rimonta dei Granata. E Carter scaccia i fantasmi, il cuore Napoli in Serie A2 vince la prima, battuta la Virtus Roma, tripla finale dell'americano, ok di Nikolic e poi 2000 tifosi per il match. Andiamo ancora con le tematiche nazionali con il Mattino, il caso Napoli che spacca i vertici del PD, congresso caos, Lotti e Guerini contro Martina e Orfini, Renzi smentisce il suo vice, dopo il rinvio di sabato sera il dietro front del Nazareno si deve votare, ma è flop, ai seggi solo un iscritto su tre, il caso 10 attrici in TV accusano Brizzi, ci ha molestate. Lo spareggio, stasera il ritorno con la Svezia, il CT pensa a Jorginho, Ventura nel pallone, Insigne in panchina. Dall'interno la politica e lo scontro, il PD rissa al congresso provinciale, il caso Napoli spacca il Nazareno, controordine, nessun rinvio, si vota, flop urne in meno di 10.000. Dall'emergenza rifiuti alle ultime comunali, eutanasia di un partito calato dal 34% all'11%, democratici al 40%, ma l'illusione durerà poco, il riferimento alle europee del 2014. Guerini e Lotti in pressing, Renzi sconfessa Martina, rischio ricaduta in direzione ed ipotesi commissario, dilapidato in poco tempo un patrimonio di consensi che aveva consegnato al centro-sinistra il governo degli enti locali per un ventennio. Pisapia, serve unità, appello di Veltroni, l'ex segretario di visioni irresponsabili a sinistra, l'ex sindaco, gli amici PD smettano di guardare a destra, oggi incontro con i radicali. E le grandi manovre a centro, Casini apre ad Alfano, al varo centristi per l'Europa, la lista destinata ad accogliere AP, Dem, Moderati ed ex UDC. Coalizione larga, i dubbi di Renzi su MDP, oggi la direzione del PD, il segretario attacca Banca Italia e Consob, controlli inefficienti da Franceschini, Pisapia Boldrini, arrivano molti segnali positivi per ricomporre il centro-sinistra, da Speranza il suo commento, bisogna stare alla realtà, serve alternativa a Salvini, Grillo, Berlusconi e Renzi, da Nencini, dopo le parole di Pisapia, non si perda più tempo a allargare la sinistra riformista. PD, perno di un'alleanza con sinistra e moderati, ma la discussione sulla premiership è fuorviante. Matteo Ricci, responsabile enti locali, va costruito un programma comune sul bilancio disponibili a modifiche. Di Maio, no ad alleanze, accordi solo sui temi, Movimento 5 Stelle, il candidato premier da Fazio, chiude intese politiche, oggi la partenza per gli States. In più ancora con le tematiche nazionali, Art Bonus, donati 200 milioni al Sud, è arrivato meno del 2%, lo sgravio del 65% funziona, ma alimenta disparità territoriali. Franceschini oggi incontra i direttori a tre anni dalla riforma, mecenati, i grandi finanziatori sono imprese e fondazioni bancarie del Nord. All'Italia, piano di rilancio firmato Lufthansa, i tedeschi pronti a mettere sul tavolo 250 milioni, sarebbero 6.000 i dipendenti occupati, assorbiti tutti i piloti, le hostess e le parte di amministrativi e manutentori, 2.000 esuberi, la redditività va verso il pareggio, il governo può evitare la svendita, il vettore di Berlino è considerato più affidabile ma è atteso il miglioramento dell'offerta. Ancora il ritorno, quello che è discorso regionale con i capoluoghi, partendo da Napoli, galleria chiusa, città nel caos, cadono calcinacci nel tunnel laziale, 10 giorni di stop per i lavori, la beffa è fuori grotta isolata, per raggiungere il centro si passa solo per Posillipo.
Il PD in fuga dal congresso vota solo un iscritto su tre, bagarra i seggi o dati risibile, conta di corrente. L'ex assessore comunale annuncia un ricorso, nuovi veleni dentro le sezioni chiuse e poi aperte. Assurdo, nessuno ci ha informati. Viaggio nel caos Democrat con decisioni dietro front, accuse e sconcerto generalizzato. Basta con i micro notabili, partito da rifondare, Ranieri, puntiamo sugli iscritti liberi da condizionamenti correntizi e sugli elettori. Lungomare insanguinato, una movida che si conferma selvaggia, minorenni feriti tra la folla, accoltellati di notte in via Partenope, hanno solo 15 e 17 anni. Consegnava droga davanti alla parrocchia, preso pusher, il blitz della polizia a pochi passi dalla chiesa dell'Immacolata, bloccati lo spacciatore e il cliente. La zona fa parte dell'area di influenza dei clan dei Bocchetti a San Pietro, a Paterno. Ristoratori, rabbia e bocche cucite, paura di ritorsioni, bande di giovanissimi a caccia delle ragazze, poi si sfidano con i rivali, gruppi di minori si affrontano ogni sabato a due passi dalla zona degli hotel. Sarebbe sufficiente un camper delle forze dell'ordine dalle 21 alle 2 di notte. Questo l'appello che viene lanciato. Andiamo ad Avellino, Solimena l'incubo dei sigilli, l'inchiesta della procura sulle scuole ad Avellino va avanti, anche la Matucci sotto esame, il caso dell'istituto di Viale Italia simile a quello della Cucchia, interpretazioni difformi dei livelli di rischio, Mancini, genitori e docenti si prendono la piazza, la manifestazione mentre si lavora per il riesame, spari davanti alla discoteca, ferito alle gambe arrotondi, torna la paura in Valle Caudina, colpito un 31enne di San Martino. Dall'interno, Foti vada fino in fondo sulla gestione del teatro, oggi in consiglio la proposta del sindaco di affidamento all'esterno, Giacobbe e la strada della maggioranza proceda anche con forzature. Riscossioni, una voragine da 20 milioni, scatta l'operazione recupero, ritardi clamorosi sui tributi, nel 2016 incassata metà delle quote previste, lettera dell'assessore ai dirigenti. Borgo dei Filosofi, anteprima al Godot con la Rocca, alle 19 il docente dell'Ateneo di Ferrara presenta il suo con gli occhi del dopo, la manifestazione entra nel vivo il giorno 20. E la sicurezza delle scuole con la procura che non si ferma dopo il blitz, rischio della chiusura, anche la Matucci è sotto osservazione, la ripetizione del caso della Cucchia e così si riapre la guerra dei parametri, le diverse interpretazioni dei livelli di pericolosità dei solai, in parte a 3, valutazione media, e in parte a 4, valutazione elevata. Valle Ufita e ferrovia, la stazione non basta, subito altre opere del Basso De Caro e Boffa, lavori sulla tratta nel 2019, i dubbi sulla viabilità e il raccordo con la zona industriale. Lo sport con l'Avellino che punta su Falasco per Frosinone, l'esterno sinistro aspira ad una maglia da titolare per il match di venerdì, Taccone punge Novellino per il pari, se ci chiudono occorre cambiare. E ancora con lo sport, ma per il basket, Avellino sprint da grande nel segno di Rich, partita accesa e combattuta, gli Irpini risolvono solo nel finale contro Varese, Sacripante è riuscito a limitare a 10 le palle perse nella gara. Vediamo con Avellino per trasferirci a Benevento, Tari, a Benevento niente errori, il dirigente Porcaro per le pertinenze è stato applicato correttamente il regolamento, il capoluogo immune dalla svista emersa grazie all'interrogazione del Movimento 5 Stelle. Haxagno vince il software per i cantieri, gestione smart con Edes, Riverini di Confindustria, un successo, la prossima edizione sarà extra large. Tari, a Benevento niente errori di calcolo, il dirigente Porcaro fa sapere che l'ente ha applicato correttamente il regolamento, i conti del comune, il Movimento 5 Stelle che ha evidenziato la svista di molte città sulla parte variabile del tributo. Attività produttive, francese pronto a lasciare la presidenza, l'inedita autosospensione aveva creato un impasse, De Nigris replica a Varricchio. Legalità, Monterocchetta dedica una piazza a Don Puglisi, il sindaco Enrico, il suo ricordo impronterà il nostro agire quotidiano. Ancora con il dettaglio, anche la deputata De Girolamo, il sottosegretario migliore alla cerimonia con l'arcivescovo, i dettagli dal servizio.
Da oggi si chiama Piazza Don Pino Puglisi, quella di Monterocchetta, frazione di San Nicola Manfredi, uno dei centri più piccoli del Sannio. È stata intitolata al primo martire di mafia della Chiesa Cattolica perché il suo esempio sia faro per la comunità. Per l'appuntamento una cerimonia ricca di spunti alla presenza delle autorità e del sottosegretario alla giustizia Gennaro Migliore. L'amministrazione comunale nella sua interezza ha voluto fortemente cominciare un percorso che si intitola Via delle Legalità, proprio da Monterocchetta, lo faremo anche in altre realtà, e partendo proprio da un martire con Don Pino Puglisi. Don Pino, il Beato Puglisi, è stato un esempio per molti ragazzi che quando videro la sua azione riuscirono a liberarsi, perché si tratta di una schiavitù, da quel gioco che è quello della criminalità organizzata. A me fa piacere che anche in una comunità che apparentemente potrebbe apparire non così vicina geograficamente ci sia questa vicinanza e comunanza di affetti e di sensibilità civica. Il messaggio che viene oggi da qui non è solo un messaggio di legalità, di cultura, è anche un messaggio di libertà, perché noi come politica dobbiamo dare la libertà a tutti i cittadini di scegliere, e la politica deve garantire uguali condizioni di partenza. A cominciare da una piccola comunità come Monterocchetta, un giovane deve avere la stessa opportunità di uno che vive a Milano e non abbassare la guardia, perché la mafia c'è, è nei comportamenti quotidiani, è nella vita di ogni giorno, in ogni transazione che si compie, è nell'angolo di ogni comune, di piccola realtà in cui viviamo. Allarme che arriva dalla Valle Caudina, gambizzato davanti alla discoteca, l'agguato a Campizza di Rotondi, il ferito trasportato al Rummo. Torrente Zuccariello, via al piano sicurezza, l'amministrazione ha approvato il progetto lavori per 380.000 euro. In città spacciava hashish in casa, arrestato un 25enne. Valle Ufite, ferrovia, la stazione non basta, subito le opere, riferimento anche dall'Irpinia per le pagine di Benevento. E allora con il cartaceo di Benevento passiamo a quello di Caserta, immigrati si sfiora la rivolta, tensione a Gricignano dopo la decisione di sgomberare il centro, trattati come animali. Le forze dell'ordine seguono le direttive del prefetto, i migranti caricati sul bus dopo ore di trattativa. Carmine è affranto e pentito, ora è preoccupato per i dipendenti, il racconto del legale di Della Gatta, oggi l'interrogatorio davanti ai magistrati, il dramma di Gricignano, si registra ovviamente il day after, l'uomo ai domiciliari, ora si apre anche la vertenza dei lavoratori del centro, pugno di ferro del prefetto Ruberto, rescissione inevitabile. Disposte ulteriori verifiche sull'agibilità del complesso di via Leonardo da Vinci. Pagina 3, tensione al centro La Vela, si sfiora la carica, poi torna il sereno, molti immigrati contrari allo sgombero, si tratta fino a sera per evitare gli scontri. Bosco apre a Mirabelli, ma basta accuse, centrosinistra, timida ripresa del dialogo dopo il flop alla provincia, consigliere regionale, la costruzione, è innegabile il nostro impegno a sostegno di Marino. Lasciamo Caserta per trasferirci a Salerno. Enrico Luci, ecco l'effetto sicurezza, il questore, flussi di visitatori a senso unico nel centro storico, debutto ok per il piano, l'affondo, le fioriere, bene se funzionali come New Jersey, altrimenti niente autorizzazione, dettagli che emergono anche dal servizio. È tornata la grande magia delle luci d'artista di Salerno. L'accensione in villa comunale con gli animali di uno zoo interamente fatto di luminarie, poi il percorso per le vie del centro storico attraverso via Mercanti, piazza Sant'Agostino fino alla rotonda con lo spettacolo del tema dedicato a Poseidone e al mare. Per De Luca un grande evento che richiamerà 2 milioni di visitatori a Salerno in attesa degli altri appuntamenti di luci d'artista, dalla ruota panoramica ai mercatini fino all'albero di Natale in piazza Portanova. 2 milioni di persone vengono nella nostra città, ma vengono anche sul resto della regione. Tanti che arrivano qui nei fine settimana poi si allungano a Pompei, a Napoli, a Pestum, sulle costiere, quindi è un evento che ha una ricaduta economica per tutta la regione. Insieme probabilmente con San Gregorio Armeno
è l'attrattore turistico dei presepi di San Gregorio, questo è il più grande attrattore turistico che abbiamo nel periodo invernale in tutta la regione Campania. Non è mancato poi un ricordo e un omaggio nel discorso del sindaco Enzo Napoli alle donne migranti morte durante la traversata nel Mar Mediterraneo. Noi ci siamo inchinati deferenti alla tragedia che ha colpito queste giovanissime ragazze. Io facevo una riflessione. Io ho una figlia di 18 anni, ad onda dell'età che mi grava sulle spalle. E immaginavo che mia figlia ha avuto un suo percorso adolescenziale, sapendo un suo percorso della prima giovinezza, una sua fanciullezza in qualche modo piena di sollecitudini da parte dei genitori. Queste ragazzine, età fra i 14 e i 18 anni, in tutta la loro vita non hanno visto una giornata di sole, una, e sono morte. Ancora con le pagine da Salerno, gira la maxiruota, Splendore Minerva, Napoli, educhiamo alla bellezza. E ancora con le pagine, Lucida Artista, il doppio volo tra le maxi ruote e Lumina, primo giro sulla panoramica gigante Napoli grazie a chi investe, Giardino della Minerva, riflettori sulla storia della scuola medica. Percorsi a senso unico in tutto il centro storico, il questore Enrico conta persone e visite a tempo, positivo il debutto delle misure di prevenzione, i commercianti servono correttivi, scatta in anticipo il servizio navette, gli esercenti in gorgo pedonale da sabato prossimo i bus su percorsi dedicati alla kermesse, migranti morte, due identificate ora giustizia, salernitani e stranieri insieme alla messa in loro suffragio, dolore per i bimbi mai nati, ventenni e bellissime riconosciute da marito e fratello non sono più solo numeri. L'incidente a 3 anni batte la testa nel portone ed è in ospedale il raid, ladri nell'ex polverificio messi in fuga dai carabinieri. Ci trasferiamo sul nostro sito www.ottopagine.it. Lutto per le ragazze morte, silenzio per le baby prostitute, solidarietà per le 26 nigeriane morte nel naufragio, nessuna pietà per tutte le altre. Movida e sangue, due ragazzi accoltellati, baby gang scatenate, la lunga notte di violenza. Movida violenta e non c'è pace nelle notti di Napoli che si trasforma nel teatro di stesi accoltellamenti. Un 15enne è stato ferito nella notte sul lungomare di Napoli in circostanze al vaglio degli investigatori. È il secondo episodio di una notte di violenza che ha coinvolto anche un 17enne sul quale indagano i carabinieri. Ritorno alla prima pagina. 26 ragazze morte, identificate due cadaveri, si tratta di due ventenni riconosciute rispettivamente dal marito e dal fratello. Ritorno anche per noi sotto pagine.it. Dall'alto, Tari gonfiata dal comune, ecco come difendersi in Irpinia. In tutta Italia pioggia di proteste per la tassa dei rifiuti gonfiata. La situazione nel dettaglio anche da Avellino, ecco dove rivolgersi e come presentare la domanda al comune per il rimborso. Inoltre vi spieghiamo l'errore compiuto in questi anni da numerosi enti nel calcolo della Tari. Quegli antidolorifici 10.000 volte più tossici della morfina, emergenza oppioidi in America, il paradosso Italia, oppioidi negati spesso anche ai malati terminali, la cronaca blitz in classe 7 indagati, anno scolastico a rischio, inchieste che si incrociano, scuole a rischio chiusura, centinaia di studenti col fiato sospeso. Da Napoli le slide. Sosta selvaggia, bancarelle e rifiuti, caos e degrado a Chiaia, parco del Vesuvio, cede il terreno, si scopre una discarica, attualità da Terzigno, movida e sangue con due ragazzini accoltellati e prima sparano contro casa, poi contro di lui, giovane ferito a Rotondi. Salerno con le ultime, lutto per le ragazze morte, 26 ragazze morte, identificati due cadaveri, gli antidolorifici 10.000 volte più tossici della morfina. E Lucida Artista, noi ragazzi non ci faremo più sfruttare, attualità da Salerno. Ad Avellino le ultime, commercia coralli, avellinese rischia l'estradizione in Tunisia, per le scuole evitiamo di parlare a vuoto, sigarette stangate in vista, 70 centesimi in più a pacchetto, Rich nel momento decisivo, la Scandone vince contro Varese. Benevento, domenica senza auto, altro a Benevento commenta, palliativo inutile, prima sparano contro casa, poi contro di lui, giovane ferito, spaccio di droga, nuovamente beccato, un 25enne a Benevento, monito di imprenditori e istituzioni ad Axannio con Liverini. Caserta, prima di chiudere,
spara in bocca a migrante, risoluzione, contratto per la vela, botulino nel barattolo di zucca, sotto olio, 24enne, gravissima. Spaccio cocaina, donna in manette, e poi prima sparano contro casa, poi contro di lui, giovane ferito, ritorno anche su Caserta. È tutto dal Touch per la rassegna stampa, ringrazio in regia Michele Ulciolo e vi ricordo gli appuntamenti con l'informazione che riparte alle 11 con il Touch, ancora per 8pagine.it. A dopo.